Stefano Feltri in un recente articolo sul Fatto Quotidiano ha scritto: purtroppo migliaia e migliaia di ragazzi in autunno si iscriveranno a lettere, scienze politiche, filosofia, storia dell'arte, sottolineando che sono facoltà scelte da persone che sono poco competitive o destinate a non trovare lavoro. Tu, Gianluca, che sei un antropologo prestato all'impresa, che cosa ne pensi degli umanisti nel business? Ma per rispondere al vice direttore Feltri dico che gli umanisti hanno un vantaggio rispetto a tutti gli altri, perché gli umanisti vanno veramente in fondo a quelle che sono le caratteristiche e le sollecitazioni che un interlocutore ti sottopone in un qualunque tipo di dialogo, ragione per cui se io, come mi capita spesso, devo vendere del vino, da antropologo e da criminologo sfrutto quelle che sono le mie competenze per capire chi ho di fronte e che cosa vuole che io gli dica. Certo, lo faccio nella correttezza più totale, ma io credo che valga molto di più l'esperienza che un titolo. Il titolo umanistico o una laurea di carattere umanistico non è che un valore aggiunto se una persona ha voglia di fare, voglia di misurarsi e anzi imparare in un campo dove magari a minori competenze. Teresa, si parla spesso dell'enogastronomia come il petrolio del nostro paese, ma se ne parla tanto, ma sono solo parole o c'è qualche fatto? Se ne parla tanto, se ne parla bene, ne parlano i giovani, ne parlano i giovanissimi, c'è un interesse anche per i bambini, da parte dei bambini verso l'enogastronomia. Vediamo in TV programmi in cui sono dei bambini che cucinano e la cosa sembra anche strana, assurda. Credo, per fare anch'io una parentesi sociologica, antropologica, che dietro a questo tanto parlare di una gastronomia ci sia senz'altro una volontà di affermare se stessi, attraverso l'affermazione dei propri sensi. Io stessa ho iniziato il percorso da sommelier con tanta curiosità e mi sono accorta di quanto i miei sensi, il mio senso del gusto, il mio senso dell'olfatto li avessi un po' dimenticati, in particolare di quanto fosse bello riscoprire il senso dell'olfatto, che è il senso che dimentichiamo un po', che siamo poco. Ho cominciato a riappropriarmi dei profumi, dei sapori. Si parla tanto di gastronomia perché è un bel settore, attraverso il buon cibo, il buon vino si riesce anche a fare un percorso di introspezione, secondo me. È il petrolio dell'Italia, è una ricchezza dell'Italia ancora non sfruttata, non utilizzata, non sfruttata, diciamo così, nel migliore dei modi. Mancano, secondo il mio parere, ancora tante competenze. Se ne parla tanto, a volte si fa i gastro fighettini, come è una definizione che qualcuno ha dato, però si sta puntando poco, a partire dagli istituti alberghieri e dai centri di formazione, a formare delle figure davvero competenti e competitive nel settore dell'enogastronomia in Italia. Teresa, secondo te che cosa hanno da insegnare gli italiani nel mondo? I buoni esempi italiani nel mondo hanno da insegnare che probabilmente il successo delle cose sta nella semplicità, nell'eleganza della semplicità di un pensiero. Gli italiani, vivendo in un territorio pieno di bellezza, possono insegnare a trovare, a ritrovare la bellezza in diversi campi, ad applicarla in diverse attività. Gianluca, tu sei stato un cervello in fuga che poi è tornato. Che cosa diresti ai cervelli in fuga per farli tornare in Italia? Ma io sono ritornato, ero su un aereo pronto ad andare via e poi la mia prima opportunità lavorativa è proprio scaturita in questo aereo, e quando mi è stato proposto di tornare non ci ho pensato su due volte. A chi sta andando via, decide, pensa, immagina la propria vita lontano dall'Italia, dico di
guardarsi dentro e di capire se veramente tutte le strade sono state percorse, se tutte le opportunità sono state percorse. Ecco, nella domanda che hai rivolto a Teresa, gli italiani cosa insegnano nel mondo? La capacità di adattarsi, uno spirito di adattamento ed una capacità, secondo me, di tirare fuori il meglio da se stessi e di se stessi nelle situazioni più difficili. Secondo me chi fugge, chi va via, chi decide di trasferirsi è sì coraggioso, ma ha anche scelto la via più facile, perché non è facile vivere nella nostra bella Italia e misurarsi con le difficoltà di tutti i giorni. Chi lo fa qui lo fa perché è veramente veramente bravo. Fuori ci sono tutte le condizioni per riuscire, e quindi, diciamo, per usare un celebre spot pubblicitario, ti piace vincere facile. Fuori è facile, fuori sono riconosciuti i diritti, c'è meritocrazia, ci sono tanti di quegli aspetti che noi purtroppo in cui noi purtroppo difettiamo. Però io dico anche che chi ce la fa in Italia ce la fa e ce la fa con grande difficoltà, vuol dire che quella persona all'estero farebbe due volte quello che fa in Italia. Quindi sì, dico occhio, potete andare via e ce la farete di sicuro, però se rimanete alla fine poi tanto sbagliato non è. Un aggettivo: l'Italia per i giovani è? L'Italia per i giovani è una sfida. L'Italia per i giovani è una terribile opportunità. Cancelletto Pinitaly.